In questo breve video un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su YouTube. Allora, che cos'è l'arte? Statisticamente possiamo dire l'arte sono tutte le opere pubblicate nei libri di storia dell'arte. Ma qual è la sua identità, la sua essenza? Dipende dal contesto, di quale civiltà parliamo, se per esempio occidentale o orientale, primitiva o industriale. Se passiamo e vogliamo partire dall'antichità, sappiamo che nella cultura primitiva, nelle culture primitive, l'arte come la concepiamo noi non esiste. Il totem non è una scultura, è un oggetto apotropaico e magico che ha una funzione, diciamo, protettiva per il villaggio. Nelle culture asiatiche, nelle culture orientali, la poesia era praticata dalle geishe, le scrivevano, le recitavano per l'ozio dei mandarini o dei, come dire, dell'imperatore alla corte. E in Occidente, possiamo dire in Grecia, che nasce la nozione di arte che si trasforma nel tempo e arriva fino a noi. In greco l'arte veniva chiamata tecne, proprio perché era frutto di un artificio di tecniche particolari che venivano messe al servizio di una rappresentazione. Una rappresentazione prima naturalistica, cioè di mimesi, come diceva Aristotele, no? Una rappresentazione mimetica della natura, poi dopo platonica, rappresentazione del mondo delle idee. E si racconta di Zeus e Parrasio, questa lotta fra due pittori per dimostrare appunto chi tecnicamente aveva le qualità maggiori rispetto all'altro. Uno dipinge una tenda, tanto che poi arriva un servo e pensa di doverla aprire. L'altro su un tavolo dipinge quello che poi sarà chiamata natura morta, cioè dire un vaso con dentro della frutta, e arrivano degli uccelli a beccare la frutta. Quindi l'arte nell'antichità ancora aveva questa funzione di rappresentare mimeticamente la natura. Era ancora una rappresentazione oggettiva a servizio, diciamo, esaltante della qualità tecnica dell'esecutore. Anche perché allora i cosiddetti pittori o scultori non avevano la qualifica di artista, una qualifica che arriverà molto molto più tardi, diciamo, è una qualifica che trova la sua affermazione per esempio in Italia col Rinascimento, quando i pittori escono dalle corporazioni degli artigiani e acquistano un ruolo a sé, in quanto si riconosce all'arte l'essere una produzione particolare, mentale, culturale, privilegiata. E in ogni caso l'arte aveva nelle culture del passato una funzione, dico quelle più antiche, una funzione decorativa, e la scultura e l'architettura sono le arti invece inizialmente che vengono in qualche modo riconosciute, ricompensate e qualificate. Voi dovete pensare che gli architetti, quelli che hanno costruito il Partenone o altri templi, avevano una cultura complessa. Per esempio loro, prima di costruire, sceglievano il posto,
non era la committenza a dare il luogo e quindi a decidere il contesto, era l'architetto, che tra l'altro si occupava anche di astronomia, vedeva dove sorgeva il sole, dove avveniva il tramonto, e inscriveva in questo contesto, in quel paesaggio, il suo artefatto, la sua forma architettonica. Per non parlare poi di Fidia, Lisippo, grandi scultori che in qualche modo sviluppano, diciamo, una pratica scultorea irripetibile, perché dopo la scultura greca abbiamo una scultura greco-romana dove comincia a entrare in campo il pondus, il peso, la gravitas, il corpo, ma la scultura greca è una scultura diciamo che impressiona per la calibratura che c'è, per l'armonia, per l'equilibrio tra la materia e il concetto che la guida. La postmodernità infatti non è del secolo scorso o quella che stiamo vivendo, no? La postmodernità comincia molto lontano, già la cultura greco-romana è effetto di questa postmodernità, è la cultura greca che si diffonde nel Mediterraneo e si contamina col genius loci, con le culture del territorio. Aspettiamo. Bene. Grazie. No, per i tacchi voglio dire, magari. Bene, dicevo, la postmodernità, la contaminazione, il cortocircuito tra questa ispirazione, da cui si desume la nozione concettuale, si può dire, dell'arte come tecnè, l'idea dell'artificio. L'arte non è. In Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.